Questa è Radio Sanremo. Allora, amici di Radio Sanremo, siamo in compagnia di Maurizio Solieri in questa splendida festa a Chiavari, Festival della Parola. Maurizio, 30 anni fa voi salivate sul palco del Teatro Ariston con uno di noi. Sì, con la Steve. Sì. Esatto, ma è stata una tappa obbligatoria, diciamo, a livello discografico, o proprio voi non c'entravate nulla? No, è stata una tappa obbligatoria. Noi venivamo nel 1988 con Alzati la Gonna, vincemmo il Telegatto come miglior band d'Italia, per cui, visto che stavamo facendo un disco nuovo, ci sembrava giusto per insomma, mantenere il successo e comunque fare un'esibizione davanti a 20 milioni di telespettatori, sembrava una cosa giusta. Peccato che la nostra casa discografica dell'epoca vendette questo concetto nostro, perché avevano già patteggiato le vittorie con artisti sempre della stessa casa discografica, per cui fummo eliminati, e da lì la nostra storia, la nostra carriera incominciò un po' a ballonzare. Alzati la gonna e fammi vedere cosa c'è da fare. Alzati la gonna, non ci pensare, bello l'amore e vai. Alzati la gonna per l'amore, non mi far soffrire. Io ricordo un episodio meraviglioso televisivamente parlando, grazie a Red Ronnie, che credo che abbia documentato di tutto. Tu e Massimo Riva che imitavate Albano e Romina Power. Io mi ricordo com'era nato. Io e Massimo fin dai tempi di Punto Radio, quindi fine anni 70, facevamo già le imitazioni di tutti gli artisti, no? Tipo Finardi, la trovi all'angolo nei corridoi del Palazzo, eccetera, eccetera. Nel momento di scimmia, esatto, no? Quelli erano gli anni. Sì, esatto. Quindi facevamo, ci veniva spontaneo, capito? E io poi per anni nelle interviste, tant'è che poi la nostra casa discografica mi impedì di parlare nelle interviste perché imitavo tutti, da Eros Ramazzotti, ero imparato che nella vita, eccetera, eccetera, che poi erano cose scherzose. Certo, tra l'altro voi avete anche, sempre parlo sempre di Steve Rogers Band, un 45 giri che è rarissimo, super Neve ricercato, nera. Che è la famosa Neve Nera. Esatto, con, che stasera facciamo. Oh, questa è una bella Beh, quello è stato notizia. Il primo singolo, ho dato Musica Mia, testo di Vasco, perché i primi pezzi della Steve vedevano la musica firmata da me e i testi firmati da Vasco. Però prima di arrivare ai Duri Non Ballano sono passati 4 anni, poi dal singolo all'86, se non sbaglio. Allora, Neve Nera dell'81-82, sono passati sì 4 anni, esatto. Sì, perché poi avevamo il tour con Vasco. Poi c'è stato il boom di Bollicine, quindi esatto, cioè, eravamo sempre in tournée, e poi appunto quando Vasco ha raggiunto il grande successo si fermò un attimino nell'86 e facciamo il disco. Con OKC, okay, sì, con Bamboline, esatto. Tutti i pezzi. No, Bambolina quelli era in Alzati la Gonna. Nel primo disco c'era I Duri Non Ballano, c'era OKC, okay, sì, poi c'era Questa Sera Rock and Roll. Bambolina era dentro Alzati la Gonna, esatto. Tu comunque non ti sei fatto mancare neppure gli episodi solisti, sei al terzo disco, l'anno scorso album che parlava di rock and roll. Sto facendo il singolo di You Will Be My Lady, che è la ballatona, diciamo, del disco. Lo sto facendo proprio in questi giorni, per cui il disco continua, insomma. Quindi grande musica, grande rock and roll. Beh, io credo proprio di sì, almeno in questo paese dove ormai non il pubblico, gli addetti ai lavori non passano il rock and roll italiano, se non è alternativo, legato ai centri sociali, quelle cose lì. Questo è un lungo discorso. È molto lungo. Ne parlavo prima con Carlo Massarini. Ecco, io devo anche andare a trovare Carlo Massarini, perché ovviamente e Massimo Cotto. Sì, infatti ne abbiamo parlato prima, siamo due radiofonici siamo pazzeschi. Siamo tutti d'accordo. Ora io vorrei trovare Cristina che ci fa una bella foto. Vai. Grazie amici di Radio Sanremo. Alla prossima. Guarda. Questa è Radio Sanremo.